Buongiorno. Buongiorno. Allora, oggi partiamo dall'albergo, cioè dal residence, e ci dirigiamo verso la Val di Scalina. Noi siamo a? Sesto. Adesso stiamo passando proprio vicino al centro sportivo, dove si allena Silvia. No, ma purtroppo non c'è, si allenava forse quando era piccolo, forse. Però in questo momento c'è, direi che non c'è. No, non è vero niente, perché lui andava ad allenarsi. Beh, sarà venuta anche qua, dai. Sì, qui sarà venuta. Primi passi. Allora, direzione Val Fiscalina, Bagni di Moso. Prima c'è Bagni di Moso, adesso Val Fiscalina, c'è tutta sentiero, c'è battuta. Allora, noi siamo sempre strada asfaltata, ma solo biciclette e pedoni, quindi direi bella. Scusa se ti ho interrotto. Dimmi. Noi siamo sempre ingannati dal tempo, perché mette sempre che è brutto, quindi non decidiamo in questi giorni di fare, dai, una ferrata, per dire, sì, così. E poi dopo, guarda, oggi è bellissimo tempo, però c'è da dire che è prevista nel pomeriggio. È brutto tempo, due gocce, non ci arrischiamo, diciamo così, vogliamo stare prudenti. E poi, oggi è domenica e sarà pieno di gente che, esatto, guarda il meteo e va a fare le ferrate. Esatto, speriamo nei prossimi giorni, dai. Nel frattempo di qua c'è centro sportivo con piscina, tutto deve essere molto bello. Guarda, c'è una foto. Dove? Lì. Ok, noi intanto incamminiamo. È vero? Ah no, da qui non lo vedo. Allora, siamo al primo bivio, piccolino, e si può prendere da entrambi i lati, solo che di qua passi a Bagni di Moso, mentre sopra qua nel bosco, che noi abbiamo deciso di prendere questa, si dovrebbe passare sopra Bagni di Moso e almeno è nell'ombra. Passeggiata nel bosco, direi molto piacevole, sentiero con pendenza, è pianeggiante, dai. E in mezzo ai larici, con aperture viste sulle montagne, oggi veramente colori bellissimi. Quella direzione Val Fiscalina, dietro là non si vede, c'è il rifugio Comici. Questa è la direzione da dove siamo pervenuti. Sesto, questo è il confine con l'Austria, su là. La casermetta, aspetta, andiamola, facciamo la ripresina. Lassù, eccola là. E adesso ci dirigiamo verso, come si chiama? Piano Fiscalino! Quando fai ti avvicini, fai lo zoom, non si sente più la voce. Non è colpa mia, il cellulare si sente di meno, non è colpa mia. Qua è direzione Rifugio Comici, strada degli Alpini, la ferrata. E sulla destra invece è la gola per andare. Ti ho detto che si arriva al parcheggio. È la gola per le Tre Cime di Lavaredo. Adesso qui oggi chiaramente è pieno di gente, perché essendo domenica ci sarà l'afflusso di tanta gente. Farà una bellissima giornata. A dopo. Thank you.
Allora, dopo aver stazionato 20 minuti nel bosco sotto un albero, al fresco, siamo tornati al rifugio Fondovalle, ma c'è la fila fuori di molte persone, quindi dubitiamo di riuscire a mangiare a breve. Abbiamo cambiato, essendo l'una meno 10, programma. Ci torniamo al rifugio Piano Fiscalino e vediamo lì, se no ci muoviamo verso Moso, vedremo, giusto per mangiare qualcosina. Eccoci, allora, dopo aver pranzato al bistrò Berg qualcosa, non ci ricordiamo. Abbiamo bevuto un po' di birra. Birra Radler, che ci ha reso un po' più brillanti, diciamo. Esatto. E abbiamo preso due... due canederling. Con le erbe, un po' di roba c'era. C'erano anche delle erbe fresche, come per le mucche. No, a parte gli scherzi, abbiamo mangiato benissimo, sì, e abbiamo finito con gelato con i lamponi. Adesso ci torniamo verso Sesto, passando non il sentiero di stamattina, ma il versante più basso che passa da Moso praticamente. Comunque, ridendo e scherzando, abbiamo già fatto 8 km. 8 km anche oggi, però diciamo che dai, la pendenza oggi era molto accettabile. Sì, oggi era... Sì, c'è la bocca un po' impastata. Proseguiamo. Ciao! Bella, beh. Ciao! Ha paura, chissà. Non è convinta. Sei bellissimo. Hai capelli biondissimi, biondi. Allora, rientrati alla base. Sì, i dati tecnici te li lascio a te. Ma non sono preparata. Non ti applichi, non ho neanche... Non è neanche fermato, non ci siamo proprio per niente. Allora, allora abbiamo fatto 11 km e mezzo di camminata. Vuoi sapere anche quante calorie dislivello, abbiamo bruciato? Calorie no, perché ne avevo mangiate il quintuplo, per me di non saperlo. Dislivello 222, precisi proprio. E vado a prendere lo strudel, che suonano alla porta. Alla porta. Così aumentiamo le calorie in entrata.